Finisce con una sconfitta per 1-0 il match di salvezza di prima categoria per l'SP Francavilla. I padroni di casa perdono contro il Real Grumento che allunga in classifica portandosi nelle zone meno pericolose. La partita non regala grosse emozioni, ci prova al quarto Ospina dai 30 metri, ma la palla è facile preda del portiere Sinnico. Passano altri 5 minuti e Petrocelli a tentare il gol per i grumentini, ma il suo tiro è debole. L'azione dello Sporting è macchinosa e confusa ed il primo tentativo a rete arriva grazie ad un'azione personale di Tuzio che si conclude con una facile parata di Giampietro. La partita non decolla, ma alla mezz'ora arriva il gol del vantaggio ospite con Scaldaferro che dai 20 metri fa partire un tiro che sorprende il portiere. La reazione sinica arriva su un tiro dal limite che sorvola la traversa ed un tiro di strazza senza pretese. Il secondo tempo inizia con i sinici che attaccano per recuperare e al terzo minuto un tiro cross di Amendolara centra l'incrocio dei pali con gli avanti sinici che non riescono a ribadire in rete. Poi azioni confuse ma senza esito fino al minuto 25 quando ci prova Ponzio di testa che manda alto sulla traversa. Al 35esimo Guaragnone serve un'ottima palla per Marino che in piena area calcia alto sulla traversa. L'ultimo sussulto della partita è al 43esimo con Guaragnone che dal limite dell'area tenta un tiro, ma è bravo Giampiero a parare a terra. Finisce 1-0 una partita che non è stata bella, ma che ha regalato 3 punti importanti in chiave salvezza agli ospiti.